La presentazione dell'Aquila Calcio è accesa da un fumogeno lanciato tra il pubblico dagli ultra che contestano il comune dell'Aquila. Sui ritardi nel completamento dello stadio di Acquasanta i tifosi non ci stanno e quando prende la parola l'assessore comunale alle opere pubbliche Maurizio Capri scoppia la polemica. Gli ultra rosso-blu raggiungono il palco e provano a salirci per far sentire la loro voce. Grazie all'intervento della polizia gli animi si calmano e i tifosi si ritirano e la presentazione dell'Aquila Calcio nuova stagione può finalmente iniziare. Prima presidente e poi vice, poi tutti i soci e collaboratori sul palco. Ad uno poi i giocatori della Rosa Rosso-Blu, mister Perrone, parla della stagione. Una stagione che non sarà facile, ma il gruppo c'è ed è coeso. Per me è anche una questione di cuore, quindi la responsabilità è maggiore perché sento la responsabilità che la società mi ha dato, ma anche una responsabilità affettiva. Quindi l'impegno sarà raddoppiato sperando che tutte le componenti ci siano anche vicine, perché ci saranno dei momenti felici in cui dovremmo essere bravi a non montarci la testa, ma dei momenti anche difficili in cui ci vorrà l'aiuto e il sostegno di tutti per superarlo. Lo ha sempre dichiarato senza mezzi termini il direttore sportivo Alessandro Battisti, che voleva tra i suoi solo calciatori attaccati alla maglia e con spirito di sacrificio. Il grande sacrificio, questa sarà la parola d'ordine di quest'anno, di questa squadra, i ragazzi ne sono consapevoli, però io credo che questa squadra, se si sacrificherà tanto, potrà dare qualche soddisfazione a questa gente. Nonostante le vicende giudiziarie che faranno partire rosso-blu con svariati punti di penalizzazione, la squadra comunque sembra essere serena e pronta alla battaglia. Sì, noi d'altronde quest'anno dovremo fare tante battaglie in tutti i campi e anche fuori dal campo, quindi siamo pronti e dovremo essere all'altezza. Se non c'è coesione non si può fare nulla da nessuna parte.